un autentico fiume umano quello che ha invaso le strade di Saviano per la giornata finale della 39esima edizione del Carnevale, un'esplosione di luci, di colori, di musica, di allegria che ha contagiato tutti i visitatori che hanno ballato fino a tarda notte sui ritmi diffusi dai carri realizzati dalle associazioni rappresentative dei rioni aderenti alla fondazione, enormi macchine da festa ispirate ai temi più svariati, l'attualità, la televisione, la satira politica, gli immancabili eroi di cartoni animati. Ancora una volta il Carnevale Savianese ha presentato un programma sviluppatosi in ben 13 giornate, ricco di eventi con sfilate in maschera, serate enogastronomiche, artisti di strada, eventi sportivi e con la partecipazione delle scuole e delle parrocchie. La manifestazione, che ha goduto anche del patrocinio della città metropolitana di Napoli, presente quest'anno qui anche con il sindaco Luigi De Magistris, comincia a costituire un elemento di rilievo per lo sviluppo del territorio. Uno dobbiamo la capacità di avere la ricettività e l'ospitalità, l'altro è quello di poter incrementare quello che è il sistema economico locale. Molte sono le aziende ormai che durante l'anno dedicano la maggior parte della produzione a quelle che sono praticamente i momenti carnevalesi. Un importante strumento sicuramente di un'area metropolitana che vede impegnato, non va del sindaco di Battista, sulle tecniche fondamentali, sulla viabilità, sulla capacità di veicolare trasporto e turismo di riflesso, dall'altro di incrementare quelle tradizioni, quel sistema di tradizione che è tanto importante per comunità come le nostre, in particolare come quella di Saviano. Divertimento per i grandi ma anche per i più piccini, nel corso di una serata che ha avuto come madrina Paola Torrente, la 22enne salernitana, 1,80 m di bellezza curvy, seconda classificata a Miss Italia 2016, che ha salutato il pubblico dal palco delle autorità, dove l'atmosfera, a dire il vero, non è stata poi così istituzionale. Io non c'ero mai stata, avevo soltanto visto tramite il web e devo dire che è davvero bellissimo, caloroso, tutti sentono veramente il carnevale ed è una cosa bellissima. Come si può ben vedere sono tutta coriandolata, ma mi sto divertendo davvero tantissimo e ci sono delle sfilate di carri e ballerini che sono spettacolari, quindi sono davvero molto contenta. Tornerai? Certamente, ho detto un po' mascherata, in questo modo ti confondo un po' con la folla. Un carnevale con numeri in crescita esponenziale, come testimoniato da Vincenzo Ambrosino, che lo presenta da ben 14 anni. Negli anni il carnevale di Saviano è cresciuto in una maniera impressionante, in quanto mi ricordo che 10 anni fa il carnevale di Saviano contava circa 20-30.000 presenze qua a Saviano. Adesso siamo arrivati a quasi 100.000, sono arrivate anche persone oltre regione, quindi arrivano dal Lazio, dalla Calabria, dalla Basilicata. Nato nel 79 da un'idea di Donato Allocca, quello di Saviano è un carnevale giovane rispetto ad altre tradizioni secolari, ma ha saputo rapidamente entrare nell'elite del Carnival Project, il network dei carnevali più importanti d'Europa, che in Italia vede coinvolte realtà quali Venezia, Viareggio e Putignano. La cosa importante è che la gente si è divertita con il nostro carnevale, che d'altra parte si capisce che è un carnevale un poco diverso, perché la nostra è una discoteca continua in tutte le strade, perché ogni comitato, i nostri 13 carri fanno discoteca continua e naturalmente il giorno dopo che finisce questo carnevale si ricomincia a studiare il tema del carro, il tipo di ironia che si deve fare, il messaggio che si vuole dare, per mettere su queste macchine straordinarie che sono delle strutture sei moventi, perché la cosa difficile da mettere su è quella dei movimenti della testa, delle orecchie, delle mani, di tutti i personaggi che vengono rappresentati. Quindi questo lavoro dopo tanti anni avviene solo qui a Saviano e si fa costantemente, sono artisti locali che lo fanno. Saviano è a pochi chilometri da Palma Campania, patria di un altro seguitissimo carnevale. Sta forse nascendo un po' di rivalità. Palma ha la sua peculiarità, Saviano la sua, quindi non c'è una competizione tra i comitati dei paesi, perché rappresentano identità diverse, quindi è bello poi conservare le proprie tradizioni, le identità che naturalmente anche nel carnevale si completano poi con l'arte culinaria.